Hi guys, io e padre Mario ci siamo svegliati dal letargo, dopo tante ore di sonno, siamo sul pontile alle 7:20 della mattina per imbarcarci, che andiamo alla scoperta di una nuova isola, andiamo a sud, a Floreana, 1 ora e 40 di navigazione, staremo là qualche giorno, come vedete c'ho lo zaino, ho dei vestiti e un po' di cose, e poi vediamo come va, vi farò vedere questa nuova isola. Andiamo all'area militare a chiedere un attimo come funziona qua, che non mi sono mai imbarcato dalle Galapagos. Buon dia. Sì. Primo passaggio, dobbiamo prendere il taxi per arrivare sulla barchetta più grande che chiamano Lancia. Abbiamo dovuto pagare $1. Lui con la maglietta nera è il marito della russa, quella che lavora là in ufficio con noi. Yeah. Vai pa. Siga pa. Dale. Questa è la barchetta che useremo. 1 ora e 40, Andrea, qua, ecco qua la Lancia con i sedili dell'autobus, 24 posti, tac. Sono salito sopra, sto col comandante. Comandante, qual è il suo nome? Come? Fabrizio. Si chiama quasi come me. Io sto qua sopra. Andrea. Ah, che grande che è. Siamo arrivati. Padre Mario con l'iguana. Guarda che c'è tanto vento qua. Com'è andato il viaggio in barca? Insomma, pensavo che era più corto. 1 ora e 40. Ho scelto un brutto posto. Perché? Prendeva le onde e arrivava... L'acqua? L'acqua. Vorrei dire che al ritorno andrò a cercare un posto. Adesso andiamo a cercare da dormire, ma qua ci sono 4 cose, molto 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 piccolo. Vediamo se dobbiamo pagare inspection e qualche cosa. La Sea Lions, leone marino che si gratta piccolino, fantastico. Questo è dove si lasciano le lettere da mandare, se andiamo dentro, visto che ci sono delle cartoline, guardate. E questo è il porticciolo. Già qua penso che si può fare il bagno. Noi dobbiamo trovare adesso un posto dove andare a dormire e vediamo, visto c'è una farmacia addirittura qua. Questa è l'isola meno popolata, eh? E praticamente non c'è niente, tutte strade sterrate, molte selvagge, gente non ce n'è, sembra un'isola deserta. Vediamo, adesso andiamo a chiedere. Bonesti.
Guarda che ti caga mia. Padre Mario va in esplorazione della spiaggia. Questa praticamente è la vista da camera nostra. Abbiamo fatto una pazzia oggi. Questa, no, questa è la camera. E spendiamo questa isola, la più cara di tutte, perché ovviamente c'è poco, non c'è niente, e abbiamo spendiamo $30 a notte a testa. È la più cara, sulle altre 25 con la colazione, o se si va in ostello si arriva anche a 17. Però anche qua, volendo, se si va dietro si poteva spendere un po' di meno, però per padre Mario qua è meglio, almeno si mette il costume, esce e si va a fare il bagno, che a Santa Cruz per lui è quasi impossibile fare il bagno, visto che bisogna camminare quasi 3 km, invece qua 50 metri e facciamo il bagno. Poi farò l'esplorazione dell'isola e vi farò vedere un po' oggi, un po' domani, un po' dopo e via. Stiamo qua fino a giovedì. Giovedì alle 3 abbiamo la barca che ritorna indietro a Santa Cruz. Sono in giro a cercare da mangiare. Mi viene da ridere perché mi ha detto la signora: ah, devi, per cena devi prenotare. Sono andato in due ristoranti, fanno oggi che siamo chiusi per riposo. Siamo quattro turisti e non viene mai nessuno su quest'isola. E fanno anche il giorno di riposo, fanno anche i sofisticati. Adesso andiamo in un altro ristorante a vedere se trovo da mangiare o se facciamo pane e acqua. Anzi, acqua, perché neanche il pane abbiamo, quindi. Sono stato in una super, una tienda, e peggio di Cuba. Fantastica questa isola. Già la amo questa isola. Padre Mario è partito. Io sto aspettando Sam, un americano. Stiamo andando alla Loberia. Dopo il leone marino, c'è vento. Però qua non ci sono tanti leoni marini, ma ci dovrebbero essere i pinguini. Io sono sempre sfortunato per queste cose qua. Vediamo se oggi colpo di culo e magari facciamo il bagno con i pinguini. Don't need someone to save me, no, and don't come running to play me. From miles away I can tell that something's off, the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Eccoci qua, siamo quasi arrivati. Ho già visto qualche leone marino là. E il percorso non è bruttissimo, un po' sconnesso perché c'è tutti i sassi lavici. Però il posto là è bellissimo. Ah, peccato che sta arrivando la nuvola che ci copre un po'. Sembra proprio bello. Anzi, non sembra, è bello. Adesso ci tuffiamo a mare, vediamo se i leoni marini vengono a riposare. Soprattutto se ci sono i pinguini. Adesso guardiamo là vicino. Vediamo. Tra l'altro sembra che c'è una mini pozza, una piscina naturale con dentro un leone marino. Vediamo quando arriviamo là, ci vuole ancora un pochino prima di arrivare là. Però li vedo là a bagno, dai che ci divertiamo. Who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Ooh.
titolo qua e uno là non si vede, viene registrato. Guarda se la mamma che si chiama, che ci guarda. Let's be honest for a second. You're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this. Il risveglio del guerriero. Il sole dov'è? Sei rosso come la pianta lì di fianco. Sto facendo la cura dell'ombra. Al pellicano là. C'era uno quando ero in acqua che mi è arrivato a 40 centimetri e mi guardava, mi ha quasi spaventato, pensavo che mi voleva dare una beccata. Ovviamente i leoni marini sono spariti, aspettate che c'ho qualcosa qua. Ovviamente i leoni marini sono spariti. La spiaggia, ho visto qualche tartaruga, la visibilità scarsa, però tartarughe e pinguini, neanche l'ombra. Ma che grosso che è. Ah, c'è il nido lì. Pellicani sono grossi, eh. Pellicani sono grossi, ora non si gratta. C'è questa nuvola qua che sta coprendo il sole a Padre Mario. Guardate. Bella nera, e poi se si tira di là non c'è niente nuvole. E quello là in fondo, quella montagna che si vede in mezzo allo schermo adesso, è il vulcano dell'isola. E qua c'è Padre Mario che si sta alzando. Però guardate che belli la tonalità dei colori, c'è questa cosa qua rossa, la pietra lavica nera, il verde, l'acqua azzurra, dietro là la montagna con le nuvole bianche e il cielo azzurro, è bellissimo. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. Questo posto è incredibile. Guardate che bella iguana colorata che c'è qua. Queste sono le condizioni del sentiero. Non ci passa mai nessuno, si vede da qua. E in teoria si dovrebbe arrivare a una spiaggia dove sono le tartarughe che prendono il sole sulla spiaggia, spiaggiate. Padre Mario mi sta aspettando e Sam mi sta seguendo. Comunque la combinazione di colori è bellissima. Allora, il sentiero sembra che va di là. Sembrerebbe, no? Cosa ne dite voi? O va di qua? Di qua? O di qua? Di qua? O di qua? Io vado di qua. Take this.